Sostenibilità, qualità, riduzione del rischio sismico ed accessibilità sono le priorità del nuovo bando che mette in campo 12 milioni di euro per rilanciare le imprese turistiche abruzzesi. Un bando che, sottolinea l'assessore al turismo della Regione Abruzzo Giorgio D'Ignazio, è un'opportunità da non perdere. È una legge che non è assolutamente a sportello, addirittura qualche volta è stata fatta anche a estrazione, ma è una legge che premia. E quindi il bando, che è aperto per 4 mesi, darà maggior finanziamento a chi avrà un punteggio maggiore. Diciamo che i tre punti fondamentali sono l'adeguamento sismico, perché l'Abruzzo deve avere un turismo sicuro, poi l'efficientamento energetico, perché l'Abruzzo deve avere un turismo ecosostenibile, e siamo fortemente convinti di questo, tant'è che abbiamo aderito al Plastic Free, il contratto Plastic Free, prima regione in Italia. E poi assolutamente una cosa che sta a me tanto a cuore, che è quella dell'abbattimento delle barriere architettoniche, anche perché l'Abruzzo si può contraddistinguere per un turismo accogliente a tutti i livelli, proprio perché per come è fatta morfologicamente, è più facile che un ipovedente, uno che si muove magari in carrozzella, venire in Abruzzo piuttosto che andare in altre regioni dove c'è per esempio una costa senza sabbia. E poi voglio ricordare che il finanziamento è di 150.000 euro massimo, quindi il 60% a fondo perduto su un investimento di 250.000 euro. È una cosa importante, quindi invito tutti gli imprenditori a dare uno sguardo al bando, guardarlo, scaricarselo dal sito della regione e partecipare.